No, non ci penso proprio. Sono Alessandro ed eccomi tornato in questo nuovissimo video. Oggi, come avete visto dall'intro, siamo tornati dopo anni, ma anni, con le parodie. L'ultima parodia, sinceramente, non mi ricordo nemmeno quando l'ho fatta, ma sono quasi sicuro che risalga più di un anno fa. E visto che ogni volta me ne chiedete una nuova, eccomi qui. Se vedete questa luce che cambia è perché lì è una lampada che cambia i colori, quindi l'ho lasciata lì. Prima di iniziare con la parodia, voglio vedere se riuscite in 7 secondi a mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche con la campanellina. Quindi 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Se ci siete riusciti, commentate qua sotto con scritto fatto. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 10.000 mi piace, ci conto. Quindi vediamo questo video. No, ragazzi, no, no, non lui. Per favore, tutti ma non lui. Raga, ma cos'è un incubo? Se vi ricordate, tempo fa sono stato tra i primi, credo, a fare la parodia di Salutandonio. Quando ancora non si chiamava Salutandonio ed era tipo un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa. Eccolo di nuovo, ragazzi, è un incubo. Mi metto il cappello perché ho dei capelli veramente indecenti. Premiamo play, basta che finisce presto. Buonasera. No, ragazzi. Non scherziamo, la canzone no. Nei commenti del video di Rico Papi stavamo scherzando, non eravamo seri. Mi sa che ha preso i commenti troppo seriamente. Bene, e niente, sono sopra un macchinone. Ma che macchina è? Dietro c'è un femminone. Ragazzi, è più figa di tutti noi messi insieme. E niente. Che effetto è quel... Che effetto è quello? Bovato, esco. Ma questi titoli stile anni 30? Mi faccio un giro in bici. La canzone non è ancora iniziata e già che effetto è? E vado lì per con gli amici. Hanno anche chiamato delle persone a fare questa cosa. Io spero che quelle persone siano amici suoi, perché se sono persone che lavorano e come lavorano hanno fatto questo, io non ho veramente parole. Magari lo aggiungono pure sul curriculum. E niente, e questa è la giornata. Io la faccio. Cosa succede? Sto con la mia mamma, la mia bibi. Poi accendo la TV. È tutta colpa sua, Antonio, per... Saluta prima che inizia, saluta prima che inizia che io scoppio veramente. E mi guardo la Champions League. È vero, signor Antonio. Per favore, saluta. Manca poco, ma ancora possiamo rimediare. Saluta adesso e finisce tutto. Con me. Ragazzi, hanno speso dei soldi per fare questo video, perché quella macchina non è gratis. Tutte quelle persone non sono gratis. Hanno speso dei soldi. Buonasera, salutiamo. Se già lo dico, sai come mi chiamo? Purtroppo lo so, avrei voluto non sapere. Veramente, io non volevo che. Io non volevo sapere come ti chiamavo. Non lo volevo sapere. Però mancano ancora 3 minuti di canzone. Possiamo farcela. Saluta, saluta. No, questa parte non l'accetto. Il rap. No! Saluta Antonio, senti la mia frase, ti mando al manicomio. Veramente mi manda al manicomio, adesso impazzi. Io mi ammazzo. Ragazzi, mi manda al manicomio veramente, io sto impazzendo. Non è possibile. Apro Facebook, c'è lui. Apro Instagram, c'è lui. Apro WhatsApp, c'è lui. Apro qualunque social e c'è la sua faccia. Che dice saluta Antonio, che se Antonio avesse salutato, tutto questo non sarebbe mai successo. Ma c'è sempre lui ovunque. E adesso apro YouTube e c'è una sua canzone. Ragazzi, se questa canzone finisce in tendenza, io ci vado veramente al manicomio. Ecco chi sono, personaggio tutto tondo, parto dall'Italia e conquisto tutto il mondo. A me andava perché partissi da tutto il mondo, ma non l'Italia, tutto tranne l'Italia, così a me non arrivava, io ero tranquillo. Adesso stavo da solo a non fare niente, ma... Saluta Antonio, non ti devi preoccupare, da nord a sud, ormai sono virale. Non mi devo preoccupare, non mi devo... Senti sto pe... Ma che telefono è quello? Non esiste! Insomma ricorda intanto, saluta Antonio, io farò altrettanto. E niente, per oggi questo è quanto, sentiti il mio rap, sentiti il mio canto. Mi trovi ovunque, qualsiasi canale, saluta Antonio, nuovo inno nazionale. Per favore,
aspettate. Sono due adesso. Tre, quattro. Quanti sono, ragazzi? Non ce l'ho. Uno, ma uno potevo sopportarlo. Ma quanti sono? Perché? Perché non devo fare una cosa del genere? Quanti sono? Raga, mi sto sentendo male. Non sto scherzando. Sono pieno di brividi ovunque. Aiuto. Ma chi è tutta questa gente? Ma perché? Perché ha voluto partecipare a una cosa del genere? Buonasera. Tutto bene? No, no, tutto bene, no, non va tutto bene, non va per niente, nulla va bene. E niente, sono sul lettone, mi guardo sto femminone, e niente, mi sono alzata all'1:06. Ma perché? Ma cosa? E lui è Angelo Jay. Ma che c'entra? E niente, dopo vado, esco, mi faccio un giro in bici. Ma non ha mai detto mi faccio un giro in bici poi. Danzo con le mie danzatrici e vado all'iper con gli amici. Non andrò mai più all'iper in vita mia, mai. È vero, signor Antonio. Saluto Antonio. Cosa sta facendo? Saluto Antonio! È finita! È finita! Oddio! Ce l'abbiamo fatta! Chi è? Oliver, che cosa ti hanno fatto? Saluto Antonio!